Questa azienda è stata chiamata al Vecchio Pozzo, è un'azienda di famiglia tramandata da nonno a mamma e babbo, e dal babbo e la mamma è passata a me principalmente in secondo piano, anche alle mie sorelle. È nata come inizialmente un agriturismo, quindi una ristrutturazione del casale che c'era, dove il babbo ci metteva, teneva gli animali, anche di grossa taglia, e noi l'abbiamo trasformato in agriturismo, quindi Sì. un agriturismo, fattoria didattica, azienda agricola, cerco di valorizzare i miei prodotti, quindi se si viene qua praticamente c'è la coltivazione, la crescita delle verdure e direttamente la somministrazione. L'ho voluta trasformare in un'azienda biologica perché le galline hanno il loro grano, le pecore il loro gran turco, il somarello la sua biada. Quindi questo praticamente sono 3 ettari tutti accorpati dove è l'azienda principale, dove c'è tutto quanto. Poi ho delle aziende, ho altri pezzi di terra, pascolo delle pecore. Poi nel corso del tempo l'ho cambiato per far sì che la gente praticamente avesse un punto per stare in tranquillità, in santa pace, e quindi ecco, godersi tutto il verde. E quindi ho ridotto un pochino lo spazio per gli animali, ho messo la pianta della Coca-Cola, quindi quando vengono le scuole io somministro la Coca-Cola bianca, come mi dicono i ragazzi, e che poi ecco, poi le aromatiche fanno anche da antiparassitario. La località proprio è denominata Colombrella e Strada Pian dell'Oro, perché in antichità praticamente si dice che questa è una zona che ci pioveva tanto quanto bastava per rendere fertile il terreno.